si torna a correre domenica 25 febbraio per 21 km tra gli scorci più belli e suggestivi della città. È la Napoli City Half Marathon, manifestazione podistica organizzata da Napoli Running, che vedrà in gara corridori da tutto il mondo. Vengono un migliaio di persone in più dell'anno scorso, stiamo risalendo rispetto ai numeri del 19. La nota che è diversa è che ci sono il 50% di stranieri, praticamente da oltre 60 nazioni nel mondo, che hanno scelto non solo la bellezza di Napoli, la pizza, le chiese eccetera, ma anche la competenza della gara. Meno di 3 settimane alla partenza, la Napoli City Half Marathon si conferma un appuntamento imperdibile, non soltanto per gli atleti della mezza maratona. Domenica 25 al via anche la staffetta non competitiva per 2 corridori su un percorso di 10 e 11 chilometri. Non ci dimentichiamo che questa maratona chiama soprattutto più del 50% di corridori dall'estero, quindi vuol dire che Napoli piace, ecco, che Napoli piace anche per lo sport. La nostra sfida è proprio questa: far diventare un perno centrale anche dell'economia e del turismo napoletano lo sport. Con partenza ed arrivo in Viale Kennedy, la maratona attraverserà il lungomare di Via Caracciolo, costeggiando Castel dell'Ovo, fino a Via Marina, Corso Umberto, Piazza Municipio, Piazza Vittoria, sfilando lungo la Villa Comunale e la stazione zoologica Anton Dorn. Le iscrizioni sono aperte sul sito fino al 21 febbraio. Ci abbiamo atleti dal Kenya e dall'Etiopia, Tanzania, che vogliamo rompere i nostri record di gara, 59,26 e 1,06,20, e ci abbiamo Sofia Jakuncik, la più forte maratoneta italiana attualmente, che ha scelto di venire a Napoli a iniziare il suo sogno olimpico. Sabato 24 in programma c'è la Family Run in Friends, gara non competitiva aperta a tutti, che coniuga sport, benessere e solidarietà, realizzata con la Fondazione Sostenitori Ospedale Santo Bono, alla quale andrà parte del ricavato.